C'è una nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno. Arezzo sarebbe la città delle multe e più di due terzi di quelle emesse non vengono incassate. Sanzioni aumentate di 3 milioni di euro rispetto al 2021. Allora, qual è la situazione, Marco Donati? Sì, emerge dal rendiconto di bilancio un aumento significativo delle multe, le ammende e delle sanzioni, che appunto pare 8 milioni e 200 mila euro, ben 3 milioni in più rispetto al 2021. Ci siamo fatti delle domande: se l'aumento di queste sanzioni, queste multe, abbia prodotto una riduzione dell'incidentalità o anche una riduzione delle violazioni al codice della strada. Non ci sembra così, lo abbiamo posto all'attenzione del Consiglio Comunale, ma ci siamo anche domandati del perché diminuisca in maniera sensibile il numero di persone, di cittadini, che paga queste sanzioni e queste multe, perché si scende una percentuale del 29%, quindi si emettono tante multe, si emettono tante sanzioni, ma sono sempre di meno coloro che pagano. Quindi bisogna capire esattamente qual è l'intenzione dell'amministrazione, qual è chiaramente il comportamento che si vuole avere rispetto a questo strumento sanzionatorio, perché non ci può essere poi chi paga per tutti e chi no. Noi credo, riteniamo che se c'è da multare un comportamento che viola delle regole o la legge, è giusto farlo. Bisogna capire però se l'aumento vertiginoso che c'è stato in due anni ha prodotto dei risultati, ecco, altrimenti non riusciamo a comprendere se c'è volontà di fare cassa, ma poi realmente non si fa neanche cassa, perché si rischia poi addirittura di imbrigliare il bilancio del comune, perché se veramente solamente un terzo delle multe vengono pagate, poi la Corte dei Conti, gli strumenti di regolamenti finanziari impongono al comune poi di aumentare il fondo svalutazione crediti per i ruoli attivi, e quindi rischiamo solo di ingessare una parte del bilancio, perché comunque ci sono dei meccanismi di garanzia che fanno sì che nel momento in cui metti un credito, ma quel credito è parzialmente inesigibile, devi pure mettere un fondo svalutazioni. Quindi rischiamo anche di ingessare una parte della spesa corrente dell'amministrazione, quindi una doppia beffa.